se non c'è un po'. Vedete? Capelli a posto. Lui. Capelli a posto. Lui. Siamo in diretta con Girolamo Cassarà di Sprint e Sport. Ragazzi, signore, Ermeio, grande. Numero 2, sempre. Qui a Rosta c'è il recupero della tredicesima giornata Egreville Rosta. Il chiamo in casa del Rosta, direttore Andrea Rossi, sezione di Pinerolo. Under 15. Recupero, tredicesima partita, rinviata per campo impraticabile qui a Rosta. Direttore di gara Andrea Rossi, sezione di Pinerolo. Sulla destra in rosso nero l'Egreville e sulla sinistra il Rosta, con Di Natale che l'anno scorso nella finale del Lucento ha segnato diversi gol, giusto Di Natale? Si nasconde di Natale. Ecco qua il capitano del Rosta. Sulla destra abbiamo Jacobucci in verde fluo e il capitano Davide Pozza. Abbiamo Mimmo di Sprint e Sport con Giulia. C'è un problema sulla rete, forse l'arbitro ha riscontrato un problema sulla rete. Vediamo se adesso riusciamo a risolverlo. Ciao a tutti, ciao Nicola, eccomi qua, scusa di commentarvi. Abbiamo il direttore di gara. Entrano le squadre, Under 15, Rosta contro il Egreville. Tredicesima partita, recupero della giornata, 4 gennaio qui a Rosta. In blu abbiamo il Rosta che ospita l'Egreville. Oggi la giornata è soleggiata. I capitani delle squadre vanno a salutare le panchine. Sulla destra giocherà l'Egreville e sulla sinistra il Rosta. Usciamo dal campo, ecco qua di Natale, buona partita. Capitano Davide Pozza. Abbiamo il dirigente con la D maiuscola e la R minuscola, dirigente Paolo. Belli. Quota rosa in casa blu perché c'è anche Cristina e il gemello maschio André che gioca. Siamo qui a board camp. Sulla destra l'Egreville con Mattia Paico pronto a scattare. Direttore tecnico della squadra dell'Egreville Nicola Turato. Pronti a entrare in panchina, sono un 2006, c'è Seba, poi c'è Gerbor, poi c'è Raya Sambattino, Nicola, non è Nicola, è il figlio di Nicola, è Federico. Oh, dai capelli sembrava Nicola. Federico Rossi e Simone. Simone Rey. Comincia la partita. Subito sulla destra la palla, retropassaggio a Jacobucci che è rientrato da Roma, è andato a trovare Francesco. Veloce, 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 veloce.
Edoardo porta palla subito sulla destra su Mendez. Entra. Sale subito con il 9 il Rosta. Edoardo a stoppare, se non sbaglio è Di Natale. Di nuovo Edoardo alla meglio col numero suo. Numeri, ragazzi, non mi chiedete troppo. Nicola. Attaccati. Sali. Ho solo e contro, vedo, non vedete bene, immagino. Ecco Pelù. Subito tiene la palla su Mattia, Paico. C'è Chianese. Vieni su questo. Sale per lui. Ragazzi, ditemi se riuscite a vedere bene o se vedete male per il sole. Sono piuttosto mi sposto. Nicola, pensaci tu. Palla portiere del Rosta. Giuse riesce a contrastare, spazza la palla al Rosta, va fuori. Meno superficiale. 10 Giuse. Nata, sei troppo distante. Si vede bene meglio che dalle tribune, allora per di poco non va dentro. Che lo dice Frank. Quindi Frank, sei sulle tribune? Sì, perché qua siamo vicino a Torino centro. Allora sei andato a mangiare da mamma? Frank, ti ha fatto qualcosa di leggero? La pastra alla capricciosa? Sì, esci lì. Che ti vede un po' sciupato? Attaccalo! Solo. Jacopo. Oh, dentro! Oh, porta! Sale il Rosta, sale subito il Rosta con il numero 10. La passa di Natale, Edoardo temporeggia. Di Natale ci prova. Ehi! Fuori gioco. Oh! Ma che cacchio di ripartenza! Ah, Frank è a lavoro, ad ora. Non partono lì, se no riportano! I manicaretti e la pasta della mamma se la sogna. Però la mamma sicuramente adesso che preparerà la schiscetta per la settimana, la porterà a Giuse da portare su da Osta. Quindi il pullman caricherà un carretto, aggaggerà un carretto con la scorta, vero Frank? Giusto quattro cose, in modo che arrivi a passi di Epifania. Edo, ci ha messo 6 ore a tornare dal fuorigioco. Sì, che prenda. Facile. Non schiacciarlo. Se vuoi Franco la macchina, c'è un po' di spazio, una damigiana ci sta. Vai via Nata, Edo incontro, spostati qua, muoviti in mezzo. Facile. Corsi di tecnici, mister del Rosta. Sale il 10, esce Jacobucci con la sua security zone. Via Pello. Guarda dove te la può passare. Vieni Edo! Edo, passa. Sei capo, porta un po'! Taccalo, Edo! Mendez sulla destra, cambia gioco. Mendez passa con Nastasi. Nastasi sale con Gobbo. Tocca con le mani sul rimbalzo. Devi attaccare, non starvi a 2 metri. Attaccare! È lunga, vieni. Ragazzi, se non vedete bene, ditelo. Basta, tocca! Dentro Marotta! Oggi abbiamo i ragazzi di Sprint Sport con Girolamo che sarà il fotografo numero uno del calcio piontese, valdostano e lombardo. Sei solo! Professionista! Appassionato anche e soprattutto di calcio, oltre ad essere un fotografo d'eccellenza. Abbiamo Giulia della Sprint Sport, della direzione di Sprint Sport, che si occupa principalmente dell'Under 15 regionale, e abbiamo Mimmo
sempre di Sprint Sport. Ragazzi, grande Sprint Sport. Poi se tutto va bene ci sarà anche Davide Cavallarini, sempre di Sprint Sport, che di solito dal divano si collega con le patatine sulla destra, il popcorn sulla sinistra, una bella birra, qualche rutto e la mamma che gli fa i massaggi e fa l'articolo. Vero Davide? Davide Cavallarini, giornalista di Sprint Sport e anche regista di film hard durante le serate. Esci da lì, cambia lato! Voleva fare anche un film sul calcio, ma solo con gli uomini e debitamente in costume. Ecco il passaggio di Paico su Cicco. Cade Cicco, non è fallo. Rosta, gira la palla. Per il momento è possesso palla a Greville. Di Natale col 9. Passaggio di Natale. Di Natale si gira al centro. Al 7 del Rosta. Che cerca l'uomo, la passa sulla sinistra. Prosegue con l'11 che si allunga sulla fascia. Cioè, è arrivato. Bella! Bella parata di Jacobucci! Spider-Man è tornato! Spider-Man direttamente dalla benedizione di Francesco. Cade da solo. Pozza non è rigore perché è caduto da solo. Non è fallo perché è scivolato. Non è la scarpa perché la scarpa ce l'hanno anche io. Porta palla a Rosta col 2. Si allunga sul 10. Il 10 cerca di entrare in area. C'è Mendez. Abbiamo il tiro del lotto di prima. C'è Flavio Chianese che recupera palla. C'è Cicco. Cicco sale. Cicco porta palla. Cicco la passa a Paico. Paico in centrale su Pozza, che è il numero 9. Il capitano. Capitano, viene anticipato il tiro del capitano su Gobbo dal Rosta, che intercetta il tiro, capisce subito l'1-2 dell'intenzione di Pozzan. Ecco Paico, Paico con l'11, sale Paico, velocissimo, è più veloce lui del 2, più veloce lui del 2, viene buttato a terra proprio al filo dell'area. Edo, Matti, ci stiamo vedendo. Si è girato subito, Paolo, ti sei girato subito. Che cazzo ho fatto? Il mister ha subito chiamato all'ordine Pellu, ma non era Pellu dirigente, ma era Pellu giocatore. Era il gemello. Il papà subito su attenti, si è girato, ha detto qua cazzo ho combinato. Ero fermo. Però oscurava la visione, quindi subito ha pensato, che è il tuo fastidio? Davanti! Batte la punizione Paico sul secondo palo. Dagli fastidio! Bravo Edo! Ragazzi, scusate, ma io non vedo niente sullo schermo perché sono accecato dal sole. Voi vedete? Ditemelo, scrivetemelo, telefonatemelo, messaggiatemelo. Naro, sei troppo schiacciato! Esce dall'area il Rosa, riesce a utilizzare la contro e c'è Mendez che è una certezza. Gran palla. Direttore Rossi Andrea, sezione di Pinerolo. Davanti a te, però quando la palla arriva a Lucci che punta Biasci, va in raddoppio. Cosa si Nicola, si vede bene? Fermati, Cro, fermati lì. Batti un colpo Nicola se si vede bene. Fatti un colpo in testa a Cristina, così ti prevermo. Mentre c'è Marotta. Sal Mendez di testa Rao su Gobbo di prima, che la passa subito Pozzan, che allunga sulla fascia, viene buttato a terra Pozzan. Fallo su Pozzan, non è sempre rigore perché siamo fuori dall'area. Un supporter direbbe ammonilo. Ma vai lì, lui va! Non entrare in area! Batte la punizione Anastasi.
di testa e rosta. C'è Mattia Paico che la passa con una di prima al portiere, che senza problemi non si è fatto prendere alla sprovvista. Ciao Lina. 0-0 questo inizio del primo tempo. Rosta e Greville under 15, recupero della tredicesima giornata. Fallo di Rao su dentro, non venire incontro, fregnate venire Rosta, incontro, invece non vi state muovendo nessuno di seconda Rosta, poi c'è il 2, retropassaggio, di nuovo il Rosta. Sì, bravi, porta, bravi, sale il Rosta. Si allunga su Di Natale col numero 9 sulla fascia. Edoardo lo tiene, prende palla Edoardo, scivola Edoardo. Si è buttato a terra Di Natale dopo aver essersi scontrato con Mendez, ma si è volutamente, si è visto, lanciato contro il difensore per cercare rigore. Vecchio trucchetto che anche i nostri conoscono e l'arbitro giustamente non l'ha bevuta. Imparziale l'arbitro di Pinerolo. Sali un po', che passa sempre sali, le vacanze a sali un po'. È molto importante. Sì, nata contrasto del Rosta, batte il fallo laterale il gemello Pelù. Non ci arrivo. Rao la mette in centro, ragazzi il campo è abbastanza asciutto ma è fangoso ed è molle, quindi ciao Teresa. Muoviti gli attaccanti! Il 2 la butta fuori. E è molto il dirigente, il nostro piazza la bandierina, e perché ha visto proprio fuori, non gli scappa niente al dirigente Paolo. Se notate lo sguardo, se andate sul suo profilo noterete tutte le informazioni che vorrete e anche i suggerimenti. Portala un po'. Porta la palla Edoardo. Uno! Chiesto dal mister Nicola Turato, che è sempre silenzioso in panchina, non parla mai. Di prima Rao intercetta, viene anticipato Paico, fallo di Chianese su Rosta. Se vuoi apri il gioco. Edo, non c'è nessuno, non ti vengono a pensare. Portalo su, ti fa uscire uno e poi la giochi. Muovi. Natà. Accorcia. Apri. Ecco Natale. Tienoli, non si gira, non fa il fallo. Pelù, nonostante la scarpata, non fa una piega. È il Tohello Pelù, lui. Accorcia. No, dove sei? Accorcia. Tienoli. Bravi. Il gioco il Rosta, la fascia, rientra il 4, si butta a terra. Signore! Nata, spalle alla porta, l'uomo, guardami, spalle alla porta, l'uomo, diciamo al culo hanno che la piscina comunale se gratuita qua. Se hai la giocata in sostegno, giocala, oh! Non era fallo, giustamente l'arbitro sali! E non era neanche simulazione, anche se era limite, c'è Cicco di testa Cicco, sale col tacchetto, sale Cicco, si allarga sulla sinistra su Paico. Oggi manca Quanito che fa i video della partita, se volete andare sul profilo YouTube di Quanito, Paico in Ostrosa Quan, troverete le varie partite delle Greville, i vari tornei, come le trovate anche sul profilo Andrea Oletta. Ma vai sopra, non YouTube, rimanere in appoggio! E no YouTube, come suggeriva il dirigente. YouTube. Poi se volete tutte le foto saranno presenti qui sul profilo Instagram. A punto letta
come alcuni cenni della diretta. 0-0 sempre questo primo tempo. Passaggio lungo, ma c'è Mendez che la respinge. Ciao Bayamaya. Abbiamo il papà di un portiere eccezionale, il papà del Borghero e di Lorenzo. Sta giocando il Rosta in azzurro contro le Greville Under 15. Il recupero della 13ª giornata di andata, l'ultima. Siamo qui a Rosta e il primo tempo è 0-0. Non fallo, è l'arbitro fallo, un raddoppio a metà, un raddoppio. Bravo Laro. Nata. Sale il Rosta. Si fa pericoloso, ma abbiamo il Nastasi che rientra in difesa senza problema. 0-0 Mattia Azzo. Mattia è il nome e Azzo il cognome, giusto? O è un diminutivo? Davanti Marò, sul 9. Attaccati al 9. Andrea, non anche tu lì, Crivat. Vai via, Amer, vieni a destra. Cerca di entrare in area, Rosta, ci prova. Bella parata di Jakubucci sul tiro magistrale del Rosta che stava facendo pallonetto. Ecco Natale di sinistro, si accentra. Riesce a spazzare la palla. Il Pelù, il gemello. Oh! Cercano sempre Natale e Rosta, sanno che è un bomber. Fermati! Nastasi riesce a spazzare la palla, c'è Gobbo sulla fascia destra che cade a terra, scivola. Bello, dentro, vedi, sono tutti fuori, sono. Batte la punizione, Nastasi. Sì, ancora. Testa, Rao. Mendez ostacola. Bello, dove cacchio siamo? Oh, Matti. Ma dove siamo? Se la sbaglia, è in porta. È caduto Rao Alessandro, deve aver preso una botta mentre. Ma quel gioco lì, gioco lunga! Mentre saltava in di testa, ha preso la palla, probabilmente ha preso una gomitata, ma si è rialzato. Si è rialzato in area, guarda in area Maro! Cross fuori. Pozza! Portiere del Rosta. Batte al suo vicino difensore, porta palla al capitano del Rosta, scarta Pozzan, capitano contro capitano, adesso arriva Gobbo gli fa paura, no, non gli fa paura Gobbo, ma rientra Nastasi e riesce a svincolarsi e Rosta butta fuori la palla. Batte il fallo laterale Nastasi direttamente sul Rosta, recupera la palla Nastasi, non gli andava bene e prende la sberla Nastasi, ce l'hanno tutti con Giuse, prende subito un giallo il difensore del Rosta. Nastasi si è fatto male. Mentre ripartiva ha preso una sberla in faccia, Giuse,
fuori ci aspettiamo la rivendicazione della nonna. Ragazzi, non dovete aver paura di Giuseppe. No, la nonna dovete aver paura. Vero Frengo? Di testa, testa contro testa. Ma sono sempre a terra, ma qui si nuota. I tuffi si sprecano. Rosetta, Criva, Cimino e Fregnati. Ci smarchiamo poco. Quando a palla i due difensori, marcati meglio tra le linee. Dico solo che la nonna di Giuse è già andata a chiedere in tribuna chi sono i parenti. E non è la nonna di Torino Centro, perché se c'era la nonna di Torino Centro, aveva già le ciabatte in mano. Frank vai conferma, dentro, Nata, ecco, si scivola Mendez. Che fallo è? Oh. Signore, mi è scivolato. Batte la punizione. Diciamo che il campo non aiuta e fa... Anche se qualcuno scivola, sembra qua... o se si tuffa soprattutto, sembrano dei falli, in realtà non lo sono. Dovete stare più vicini, se no per loro è facile, vi marcano a uomo. Poi voi oggi non vi muovete neanche. Vacanza, no? Giustamente il mister del Rosta riprende i suoi ragazzi, gli dice che devono darsi mande, anche perché oggi sono abbastanza fermi. Qua, dai, dai, taccalo! Credo. Taccalo! Alza, gira alza, la palla su Jacobucci. Aspetta un attimo, il verde si sistema. Si sistema la ora squadra. Gioca dove vuoi. Di nuovo su Edoardo. Mettiti a posto. Edoardo porta Paola, porta Paola, porta Paola, porta Paola. Va in centro campo Edoardo. La gira su Mendez. Mendez su Nastasi che di prima la batte su Chienese. Recupera palla il Rosta. Esci da quel lato Marò, in appoggio Marotta, ando vai. Ciao Danilo. Di testa Cicco e Pozzan, la palla sul piede, Pozzan sulla testa, Pozzan sale, il corpo se la allunga, trattiene la palla, Pozzan non riesce a non farsi far fallo, lo butta a terra ma è fuori dall'area, l'arbitro fischia. Coraggio di dire che si è buttato. No, questo è fallo. Questo è fallo. 0-0 Danilo, Rosta e Greville. Adesso c'è la punizione. Punizione la batte. Stanno discutendo. Gobbo, Juanito, no, Paico, Gobbo. C'è anche Edo che ha dato dei consigli. Il mister, il direttore di gara Andrea Rossi, sezione Pinerolo, fa sistemare la barriera, batte Paico, qua. Paico, dai. Mattia Paico Vargas, figlio d'arte di Juanito, il gringo, batte Paico, e... peccato, sembrava dentro. C'eravamo e Pelù la batte di testa. Rao la si fa anticipare. Dai, i piedini, dai. Convinto sto passaggio, dai, sbagliamo di quelle cose. 0-0, Frank dice batto io. Non sbagliarla. Siamo un buon primo tempo. Cicco prima da Paico. Dopo il passaggio Pelù. Giro. Gira la palla dal campo. Nastasi la perde. Arriva. Ne approfitta subito Rosta, ma Nastasi recupera. Che Nastasi non molla mai. E abbiamo Pozzan. Pozzan che la passa subito a Rao di destra a Paico è pronto Paico, è maturo Paico, viene buttato a terra dal 2, no, rimane e scivola il 2, Paico recupera, è fuori, angolo, batte l'angolo Paico Vargas. La
batte sul primo palo, la prende il Rosta che la respinge ed è fuori. Cicco, Vargas, di prima Vargas col sinistro, c'è Pozza in area, Pozza in area, Pozzan che perde, cazzarola la palla, arriva Anastasi con l'11, Anastasi, Mendez blocca il passaggio, Edoardo sulla fascia destra, la tiene in campo, la retropassa, ha sbagliato Edoardo, ma la recupera Mendez. C'è stato un misero standing. Calma, comincia a giocare. Calma. Non c'è nessuno là. Arriva Paico. Come viene davanti a te? Bravo. Riesce a tenerla in campo. C'è Natale. Bravo Edo. Natale che scivola, non è fallo ragazzi, solo, non è fallo. Sali come sali vedete di qua. è sapone. Edo su per lui figlio, lo sportivo, non papà, no, dirigente, quello che alza la bandierina è il dirigente. Bruna è sugli spalti, mamma per lui, poi abbiamo Christine, la gemella femmina. Fuori a favore del Legreville. Ciao Beppe. Batte André Pelù su Pozzan, petto. Pozzan in area, tira Pozzan ed è fuori di pochissimo, ma è fuori. Veloce. Flavio, chi c'hai? Flavio! Muoviti, sbarcati prima che Rosette Fregnan tra le linee! Sbarcati tra le linee! Natale, muoviti! Basta Edo, basta! Diciamo che la partita per il momento si è giocata nell'area del Rosta. Questo però non vuol dire niente ragazzi, Edo, perché basta Edo, un errore, una distrazione Edo, e si approfitta subito. Spazio. Quindi mai abbassare la guardia, non fallo, perché è il risultato che conta. Fuori, stai là, Rosta. Abbiamo Jacobucci che dà indicazioni. Anastasi respinge palla, c'è Pozza viene anticipato dal Rosta, palla in centro, c'è Pelù che la passa a Paico, di nuovo Pelù al contrasto, vince il contrasto Pelù. Riesce a salire il Rosta col 10 c'è Anastasi che ostacola insieme a Mendez recupera la palla, santo Mendez. Sale di nuovo Mendez, allarga sulla fascia, c'è Pelù. Arbitro, non può abbassare la testa. Robo intercetta la palla, la perde. E c'è Di Natale che ci prova. Tommy, ed è fuori. Ma cos'è sto? È fuori, disturbato. È giocato due all'ora. Ah, Edoardo. Sei moscio! Come vi dicevo, basta un errore, un piccolo errore e salgono subito ragazzi. Ciao Micheletti, dalla Biella, mio Micheletti, papà del bomber della Biellese. Retropassaggio di... Ecco, Edoardo che sbaglia, la passa subito di Natale. Gobo sul piede. Meno male che l'errore di Edoardo non è servito a far gol. Palla di partenza, arbitro!
petto, Pozzan di petto, la tiene, la passa Anastasi, che sale Anastasi, sale Anastasi. Anastasi sulla destra ottiene un fallo laterale. Paico, non andare sempre 0-0. Questo ciò abbiamo Frank Fosso, una punta number one, esperto nei gol sulla riga di porta, e li prende o di rovesciato o di testa, quindi ragazzi non è che stiamo parlando di noccioline, Frank. Fin dai pulcini che lui fa gol così, sempre sulla riga di porta, sempre di testa o di rovesciata, e per rovesciata non si intende quella dopo che uno ha bevuto, rovesciata si intende proprio in area, Francuzzo ostacola Rosta, la palla alle Greville, riparte Rosta, il petto. C'è il 2 di testa Paico, subito Natale, Natale 1 contro 1, ma c'è Pelì, Pelì su Rao, Rao avanza, avanza Rao. Oggi abbiamo alcuni assenti, Frank Fosson, André Henry, detto il Pela, poi abbiamo Esquisito che è in giro con la famiglia per l'Europa, abbiamo Tommaso Kuk, il capitano storico che è concentrato con i mondiali del fondo. Rao, Rao, se Tommy è piatto non dargliela, non dargliela, è piatto. Guarda la gira, senza sbagliare, ce l'ha. Lì su Paico che viene scaraventato a terra, ma anche lui è mitico, non si rende. Rao, gira su Anastasia, arriva Mendez di testa, la porta avanti Mendez, la porta avanti Mendez, Mendez sale, sale sulla destra Mendez e la perde, retropassaggio di nuovo Mendez, di nuovo Mendez che la crossa a Gobbo, Gobbo di sinistra tira una mezza paperella verso il portiere. L'ultima partita giocata, l'ultima e unica partita giocata con Rosta, risale alla finale finalissima del trofeo di Lucento dell'anno scorso. O era Barcanova, Paolo? Era del Barcanova. Qual è che abbiamo vinto noi? Quello di Lucento? Barcanova. Allora era quello del Lucento dell'anno scorso, dove il Rosta ha vinto di un gol contro il Legreville nella finalissima del trofeo di Lucento del 2018-2019. Recupera palla il Rosta, subito in salita, si allunga sulla fascia e cade a terra. Anastasi chiede un fallo, chiede un fallo, ma non è fallo perché pare fatta. Pari e patta, Anastasi restituisce il calcetto, però è un fallo fischiato dall'arbitro. Anastasi lo aspettava al varco e questo è solo lui. Poi tocca da nonno. Occhio, organizza invece di parlare! Un corner ai ragazzi del Rosta. 0-0 questo momento. Sentilo Edo, sentilo! Sul secondo palo. Sei solo, dai! Va fuori la palla. Ragazzi qua sembra primavera. Sali un po', Paico, già largo, Paico, già largo, già largo. Orientato. Eccoci qua, Cicco 1-2 con Paico. Sempre sta roba, eh. Ciao Ross. Sempre sta roba. Occhio qua, raga, raga. Il 2, raga, lo 2. Dai. Ecco Rao, fuori. Fine primo tempo, 0-0.
Questo fine primo tempo, un attimo di pausa ragazzi, così i ragazzi recuperano e poi si ricomincia. 0-0 primo tempo. A presto. Siamo qui in diretta da Rosta. C'è il recupero della 13esima giornata. Rosta e Greville all'under 15. Sta ricominciando il secondo tempo. E siamo pronti. Le squadre stanno entrando in campo. Tra un attimo ricomincia. Tra poco, pochi secondi, Sta per ricominciare il secondo tempo. L'arbitro va in centro al campo. Arbitra Andrea Rossi, sezione di Pinerolo. Siamo qui a Rosta, under 15, 13esima giornata, recupero. Ricomincia il secondo tempo, siamo a 0-0. In rosso e nero le Greville, direttamente da Gressin, Valle d'Aosta, provincia di Aosta, regione Valle d'Aosta. E sulla sinistra in blu il Rosta, il dirigente delle Greville, Bandierino, viene in campo. La bandiera, Pelù, la bandiera! Faccia pure i comodi, Non corra, È andato a portare Borracci. È andato a portare Borracci. Devi chiamare il sindacato, Sindacato dei sbandieratori. Sì, io se lo rompo le scatole non sono contento. Oh, qui vedete meglio? Io sì, perché prima c'era il sole che mi accecava. Perché il sole bacia i belli. Non secare le merde, dicono. Sì. No, lo diceva... Lo diceva la signora lì da te. No. Papà del portiere è andato via. Ah, di Andrea, vorrei. Flavio! Ecco Flavio. Flavio del Greville cerca di ostacolare l'attacco del Rosta. Go, la palla sul piede. La passa a Rosta. E allora tappati le orecchie. Ciao Iride, Iride da Cogne, saluta a tutti. Tra un pizzo e l'altro. Ecco Edoardo che la passa al compagno, a Pelù, Pelù su Mattia, Mattia prima su Cico. Cico, sale Cico, la passa Mattia ma è troppo lunga. Siamo sullo sfondo, Girolamo Cassara dello Sprint Sport. Il number one Girolamo, ragazzi. Domani in tutte le edicole di Gressin troverete Sprint Sport. Tutti i lunedì Sprint Sport. Il Rosta, arriva Mattia, Mattia di nuovo sul Rosta. Rimbalza la palla, rimbalza la palla. Il Rosta non riesce a uscire fuori a favore delle Greville. Fallo laterale. Non sentite il mister, Frank? Bisogna uscire qua apposta. Per Bruno TV. Ecco Davide Pozza in area! Davide Pozza in area! La passa al portiere, ci prova sul primo palo. E ancora in campo la palla c'è qui. 0-0 e Greville Rosta. Contrasto, ma vince sempre il Torello, Ecco Rao. Ehi, invece di passare la palla tra Gobbo e Pianese, e meno male che c'è Mendes! Sono i nonni oggi. Oggi sono i nonni e Mendes si sente forte. C'è la Uela e Sergio. Ecco, sale Pozza, Pozza sulla destra, Pozzan, tiene palla Pozzan, la passa di tacco, di sinistro e il portiere la prende senza problemi, si butta. Portiere del Rosta, Nastasi di prima, Gobbo su Chianese, sale il Rosta, di nuovo Chianese. C'è Mendez che scivola, becca purtroppo... Scivolando, alza la gamba e becca il ragazzo del Rosta sulle cosiddette conchiglie. Zebedei. Sui Zebedei, come dicono
in quel di Emavio. E fallo sul 10. Tu invece la fai in margine appoggio per passare da te e poi andare da piano. Esci fuori dalla zona. Bravo Tiago! Capito? Riparte il Rosta sulla sinistra, non ci sono stati cambi per ora, c'è Pelù che porta palla, la passa, purtroppo viene intercettato il tiro di Pelù, ma è ancora presto. Ecco Rosta sulla fascia sinistra, cerca di entrare in area, ma c'è Mendez che ostacola l'attacco. Batte l'angolo il Rosta, pronto a battere l'angolo. Vediamo se vanno sul primo o sul secondo palo. Alcuni ragazzi del roster sono alti, quindi immagino che vadano. No. Il 4 è il più piccolino. Ecco, sul primo palo c'è Rao. Alto, meno male, va. Ottimo arbitraggio di Andrea Rossi. Già il nome è una garanzia, non poteva scegliere di meglio, perché dicono che il nome fa già il 90%. Di testa il 4 del Rosta, il tiro di Lano Natale e Mendez la protegge Mendez, la butta in angolo. Batte il numero 10. L'attacco e la difesa delle Greville, l'attacco del Rosta. Mattia Paico, sale Mattia, più veloce Mattia, lo trattiene l'altro e lo butta per terra, lo calpesta, ma l'arbitro vede tutto l'arbitro, giallo. Vede tutto l'arbitro, non gli scappa niente. Tra l'altro non era l'ultimo uomo, era azione gol. Abbiamo Gobbo che direttamente dall'inventario dell'Electric Center guarda la partita. Mentre segna, uno ce l'ho, due ce l'ho, tre manca, 4-1-2. Batte la punizione Edoardo Auletta. Ragazzi, guardate. Tutti fermarlo, Mattia era talmente veloce che hanno dovuto buttare a terra. Edo batte. In porta! Chi c'è? Fallo? Fallo ed è rigore. No, non è rigore. Zero questo inizio secondo tempo. Il retropassaggio del Rosta, hanno preso già due gialli i ragazzi del Rosta. Ci prova, passa in mezzo, ma c'è. Ciao Tri. Bravo Andre. 0-0 Ale. Gioco da parte del Rosta. Edoardo prende palla, porta palla Edoardo, la passa Gobbo di prima, mannaggia, viene anticipato il passaggio. Gobbo la recupera Gobbo, la perde, la recupera Rosta. Mendez rimbalza la palla male, poi c'è Pelù, Mattia Paico la fa scattare sotto e fa il tunnel. Insiste Rosta, è entrato più cattivo di prima.
Pelù su Gobbo sale, Gobbo sale, non la deve perdere, riesce a tenerla Gobbo. La passa Paico è sulla sinistra. Entra in area Paco. Entra in area ed esce da solo. Palla e con 8. 0-0 Danilo. È alzato, no. Non era uscito. No, solo per chiedere, perché mi sembrava. Deve uscire tutta. A me mi hanno detto così. E il dirigente per lui è impassibile. Lui ha le regole, le rispetta. Tale col numero 9 è pericoloso in area. L'anno scorso, se non sbaglio, era anche il capocannoniere del campionato. Rimbalza la palla, ma c'è Nastasi che ostacola il 10. Sale il 10. Panchina delle Greville. Stai scivolando, anticipa, finisci, basta, non allentare. Stai scivolando. Panchina del Rosta, la punizione. Pronti a battere la punizione, ragazzi del Rosta. In area sul secondo palo di testa. E via, non l'ha messa dentro! Perché Iacobucci l'ha parata Iacobucci! Pozza la palla sul piede! La passa purtroppo a Rosta per avanzare. 0-0 sempre risultato. Abbiamo Spider-Man Iacobucci! Dopo la benedizione di Francesco direttamente da Roma. Mendez di testa, rimbalza la palla, c'è Cicco. Successo. Era fallo di confusione. Non lo so perché siamo appena cominciato il secondo tempo, quindi mancherà alcuni buoni ancora 15 minuti, credo. Pellù rientra. Bravo, purtroppo la passa al compagno sbagliato, quello col blu. Ecco Rosta sulla fascia sinistra, esce la palla, c'è Iacobucci che la prende con le mani e la passa subito a Gobbo che sale sulla destra. Gobbo porta palla, la passa a Pozzan, protegge la palla a Pozzan, cerca l'uomo Rao, perde la palla Rao. Ecco Nastasi, retropassaggio su Iacobucci. Santo Iacobucci, pressalo! Vado io! Passa la palla a Iaco a Pellù. Guardo, entra Natale, è scivolato da solo. Paolo, è scivolato da solo. Siamo sulla riga. Direttamente sul portiere. Esce Iacobucci! Che uomo! Nastasi incrocia la palla. Ci prova il Rosta di testa Edoardo. Cicco la respinge, arriva al 4. Ragiona,
Jacobucci con la sua tranquillità tira la palla alta. Ecco Pozzan che la palla è anticipato dal roster. Dai pressiamo Lilia, dai! Ecco Chico! Sentite le mamme! Il tifo delle donne! Sentite il tifo. Cambio, è uscito Natale, entra Santo Stefano, no, non so chi entra, è uscito Natale col numero 9, stranissimo perché Natale è un goleador, batte Mattia Pelù, di nuovo fuori dai, Greville, entra il 17 al posto del 9, e c'è Flavio Chienese, purtroppo la butta fuori, peccato. Dai ragazzi, ciao Barazzato, Barazzotto. Vai Andre, vai, sì, da qua, di là non si vedeva niente. Sì. Sale subito il roster col numero 2. La tira lunga sulla destra, c'è Edoardo che protegge e la butta fuori. Zero a zero, questo metà secondo tempo. C'è stato un cambio da parte del Rosta, nessun cambio delle grill. Di testa di nuovo sul secondo palo il Rosta e c'è Iacucci che copre la luce di porta. Ragazzi, 0 a 0. Iacucci posiziona la palla. Per il momento, per quanto riguarda le grill, non si sta scaldando nessuno. Mentre quattro ragazzi del Rosta si stanno scaldando. Di nuovo il Rosta in area, c'è Mendez che riesce a ottenere un fallo laterale a favore delle Greville. Batte Giuseppe Nastasi. Di rovesciata ci prova Chianese, ma va a Rosta la palla, il fallo laterale. Gioca in centro. Se il primo tempo era tutto nel campo del Rosta, il secondo tempo nel campo delle Greville. In questo momento sta più che altro difendendo la Greville, anche se ha avuto qualche azione. Solo! Cambia gioco Rosta. Giro palla. Fuori a favore delle Greville, alza la bandierina il dirigente, vice presidente del Rosta, in tenuta sportivissima. Nastasi viene buttata a terra. La punizione Edoardo Auletta, direttamente in area, chi c'è? Nastasi di testa e c'è Mattia sul portiere, ma il portiere era meglio. Sale subito Rosta, però sulla fascia c'è Edoardo che protegge. Il 17 la batta a Iacobucci finito su Lui. Poi viene buttata fuori la palla fuori del vai su
mette il fallo laterale in Rosta, cerca il 17 che è appena entrato, c'è subito Bellù che protegge, Bellù la protegge, butta fuori il Rosta la palla, quindi a favore dell'Egreville il fallo laterale. Parte Edoardo subito, peccato che l'intercetta il Rosta. Bel tiro di Rosta, ma c'è Jakubovic che si tuffa e va fuori la palla. Jakubovic su Edoardo. Edoardo subito sul Pelù. Va fuori a favore dell'Egreville. Matte Pelù su Rao. Rao sale, la passa a Cicco. No, peccato. Questo campo un po' rallenta il gioco. Chinese di nuovo sul Rosta. Ci prova di testa. Pizzica! Jakubovic! E ancora lui che la salva un'altra! Ne salva un'altra Jakubovic! È caduto da solo, credo. Siamo sempre 0-0 ragazzi, scusate, c'è stata una telefonata e ha interrotto la visione. Sempre 0-0 e Egreville Rosta, scusate, ho ricevuto una telefonata che ha bloccato la visione. 0-0 Rosta e Egreville, c'è stata un'azione, un rischio di un gol da parte di Egreville in porta e un rischio della Rosta. Anche un altro ragazzo del Rosta, esce il numero 7. Punizione del Rosta. Ciao Patrizia. Direttamente sulla Rosta, viene spazzata la palla, Gobbo, Rao, di nuovo Gobbo, c'è Pozzan su Cicco, Pozzan, fischia di nuovo l'arbitro, 0-0 sempre Rosta e Grill, e beh, che cazzo parla, va laggiù. Era dall'altra parte del campo. Di testa Mendez. Muovetevi! Fuori la palla. Lascia.
Passa il tempo, passa il tempo. Dai, Finito Edoardo, sale subito. Cinese scivola. 1-0, 1-0 Rosta e Grevilla. Direttore! Spero che lo chiedano Frank il recupero. Rao, Rao lo mette sul secondo palo, c'è Chianese, viene anticipato da Rosta. Vince il contrasto tra Rao e Rosta. Rosta. Batte la punizione del fallo di Rao su Rosta. Rosta. Sale il Rosta di nuovo, sale di nuovo il Rosta, sale di nuovo il Rosta. C'è Edoardo, c'è Pelù, si allarga sulla destra e tira fuori il Rosta. Anastasi si allarga sulla fascia, c'è Rao, Pozzan si allarga sul 5-5 in centro, prende il tempo, 5 prova, ma il capitano, lo so che deve chiedere al capitano, ma di nuovo, allora esce. Davide, chiedi poi recupero, Davide chiede recupero, il capitano chiede recupero, il capitano Pozzan chiede recupero al direttore di gara. Non è una mossa tecnica, tattica, è un strappo. Non vogliamo pensare che si perda tempo volutamente, però non è la prima volta. Viene fatto il cambio volante. Entra il cambio, entra il numero 13, esce il numero 8. Palla al portiere. Occhio! Pozzan protegge palla. La passa Rao sulla destra. Rao su Gobbo entra a centrale, la passa sotto a Cicco, poi c'è di nuovo, recupera il Rosta, cerca di salire il Rosta con numero 3, c'è Chianese non riesce a ostacolare l'avanzata, la butta fuori. Ecco il nostro dirigente per Paolo con la bandierina in mano. Batte subito il fallo laterale il Rosta. Dai,
aspetta ancora un po', no? Cambio, altro cambio per il Rosta, esce il numero 10, entra il numero 16, fa di tutto il Rosta per perdere tempo, chiede qualche metro indietro l'arbitro. Direttamente in area di Cicco di testa, Cicco! Cicco c'è col 2, c'è col 2 Cicco, c'è in area Cicco. La passa Rao, Rao, Camiseri passa, perde la palla. Camiseri c'è per lui. 1-0 per il Rosta, questo secondo tempo. Batte Edoardo su Rao, Rao c'è dato il piede, la passa al portiere, Gente, che spreca tempo, butta per terra, raccoglie un po' di cicoria, palleggia. Il Rosta sta facendo di tutto per perdere tempo. Cambi giocatori, c'ha i crampi. Cicco, Cicco col numero 2, Cicco. Pozzana, Pozzana la ripassa indietro, ma c'è. Non a farlo passare infatti bene. Edoardo, Edoardo blocca l'avanzata del Rosta. Sale, sale, sale Edo. Passa a Gobbo, Gobbo di prima su Pozza, Pozza, Pozza in area, Pozza in area, Pozza in area e tira, porca puttana, il portiere la prende, porca trota puttana la vacca. 1-0 per il Rosta, parte da dietro. Mendez, Mendez, c'è Cicco, 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 Jacopo Monei, la passa a Mattia che fa il tunnel, il tunnel però non viene a fare. Tiene palla, tiene palla per lui, tiene palla per lui. Va su Cicco, Cicco, Cicco viene spintonato, fallo, fallo delle Greville. C'è, la batte Edoardo. Batte Edoardo, lo batte Edoardo sul secondo palo c'è, c'era qualcuno, c'era qualcuno, c'era, da che angolo, dai, angolo per le Greville, Mattia Paico, Mattia Paico, Mattia, Mattia Paico, Mattia Paico, Mattia Paico sul secondo palo, sul secondo palo. Chi c'è in testa? Chi c'è in testa? La staglia, la staglia. Porca troia, porca puttana! Ci va un paio di scarpe nuove per Nastasi, queste qua tirano alto. Capuzzola. Fuori, fuori per le Greville. Edoardo su Mattia, nuovo fuori, nuovo fuori, nuovo per le Greville. Edoardo su Pozza, Pozza in area, Pozza in area. Chi c'è, chi c'è, chi c'è, chi c'è, chi c'è? 1-0. Le Greville però non molla, le Greville è abituata a non mollare. Batte Edoardo e fa la trave. Pozza in area, viene anticipato dal Rosta. Il test è al Rosta, vediamo se fa angolo. E angolo? Sempre fuori, fallo laterale, Edoardo. Edoardo lunga su Pozza, Pozza, Pozza. Pozza in area, Pozza in area. Viene anticipato Chienese, 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 Chienese. Porca puzzola, Mendez. Recupera Mendez, recupera Mendez. Su Mattia Paico. Se
Si lamenta il capitano, dice all'arbitro di fischiare anche i falli a favore delle Greville. L'arbitro impassibile di Pinerolo non ha bisogno di suggerimenti. Sale Rosta, Anastasi respinge. Sono i tifosi del roster che dicono che Rossi sta cagando sotto, letteralmente se la fanno rosso. Lo dicono loro, i tifosi del roster. Anastasi prima su Chianese, Mattia Paico in area. Anastasi sale. Edoardo di prima, c'è Pozza! E abbiamo Gobbo! Gobbo sassista! Direttamente sul portiere. Cazzarola! Sta per finire la partita, ma le Greville non molla. Ciao Liseo, 1-0 per il Rosta. Un errore ha fatto il Greville, il Rosta ne ha subito approfittato. Chianese con Cicco. Cicco su Edoardo, subito in attacco il Rosta. Edoardo non lo trattengono, sai Edoardo, ci provano. 1-0 per il Rosta, deve recuperare assolutamente le Greville, assolutamente, chiede il tempo. Il pubblico del Rosta, dopo aver perso tutto il possibile, il tempo possibile, né? Perde tempo sempre il Rosta. Tre minuti di recupero, giustamente l'arbitro. Nuovo fallo laterale a favore della Greville. Ecco Cicco con Chianese. C'è Gobbo, Arzarola, Gobbo, porca zozza! È stato anticipato. 1-0 per Rosta, siamo sul filo del rasoio. Di nuovo fallo laterale, batte le Greville, protegge Pozzan, chiede la palla a Edo, di nuovo Pozzan, viene buttato a terra Pozzan, non è fallo. Il Rosta cerca di salire, c'è Mendez, ma esce Jacobucci, Spider-Man Jaco, che ha salvato 4 gol oggi. Sale le Greville. Ecco Edo che ha la palla. 1-0, perde le Greville contro il Rosta. 1-0, perde Greville contro il Rosta. Ha perso tutto il tempo possibile e immaginabile il Rosta e è riuscito a vincere 1-0. Anastasi, allora, ti hanno fatto dei falli, li hai restituiti. Allora, cos'hai combinato? Ieri sera è stata in discoteca, oggi hai giocato a calcio e poi? Mi sono distrutto oggi. Ti sei distrutto? Poi hai provato a rigiocare ma non ce l'hai fatta. Mi raccomando, Che golletto! Ciao raga. Ciao ragazzi. Vuoi parlare 17, giusto? Sei entrato dopo? Sì. O no? Sei 17, no? Sì. Grazie, Ica. Grande Ica! Sei stato in supporto? Sì. Diciamo che è stata la partita tutto il tempo combattuta. Quindi c'era bisogno di questo gol per tutta la squadra. Bene. Grazie. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao. Ciao.
Pozzan, capitano delle Greville. Allora, cosa dici? Un po' contestata la partita oggi. Sì. Hanno sprecato un po' di tempo. Tu hai chiesto recupero, l'arbitro qualcosa ha dato, vero? Però è andata così. È andata così, dai. Ciao, la Liga grande. Ciao. Salutiamo tutti qui da Rosta. Ecco il pubblico, col cielo.